debole. Lo stato sociale con Facile ad aprire la seconda ora di Nonstop News alle 7:11 minuti. Una buona mattinata ancora da Pierluigi Diacco a Roma, a Giusile Grenzi a Milano, raggiunti entrambi dal bel fulgido Fulvio Giuliani. Buongiorno. Fulgido. È un po' fulgido oggi. Buongiorno, buongiorno, buongiorno carissimo. Buon lunedì. Pierluigi, mai visto? La Peppa oggi come mi si è presentata? Vabbè, è bellissima. Addirittura. Le sue mise sono sempre le migliori. Volevo fare i complimenti a Fulvio, ad Andrea Pamparana e a Davide Giacalone. Perché ieri c'è stata l'ultima puntata della stagione, l'Indignato Speciale. È stata una stagione molto fortunata, un Indignato Speciale sempre più innovativo e aperto ai più giovani. Quindi l'appuntamento è a settembre, Fulvio. Grazie veramente di cuore, è stata un'annata bella, complicata, anche sì, perché insomma i mesi che abbiamo trascorso e raccontato li conosciamo bene, ma proprio per questo ancora più intensi, hai detto bene, quindi ci fa piacere sottolinearlo. Un abbraccione ad Andrea, mentre Davide è già con noi, anzi ne approfittiamo per salutarlo. Davide Giacalone, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti e buon appunto inizio dell'ultima settimana di giugno. Siamo all'ultima settimana di giugno e stiamo parlando di cose molto importanti sulle prime pagine dei giornali questa mattina. Molte elezioni, ma senza i dati definitivi che sono arrivati nella notte, ma si parla tanto anche di migranti. Vado per esempio sulla prima della Repubblica: migranti no dell'Unione Europea Conte, Salvini nel mirino di Bruxelles, ma cerchiamo di capire insieme i 10 punti italiani sull'immigrazione, appunto, che sono stati portati dal nostro paese al vertice. Esatto, perché le cose poi a seconda di come le guardi cambiano prospettiva. I giornali italiani parlano tutti diciamo così, dello scontro fra la Francia e l'Italia, poi prendi la prima pagina del Financial Times che dice l'atteggiamento dell'Italia è uno strappo che ha finito col mettere in difficoltà la Merkel. Quindi esistono punti diversi di vedere le cose. L'Italia si è presentata con 10 punti, scorriamoli velocemente perché poi la sostanza fa premio sul resto. Il primo punto proposto dal governo italiano è intensificare i rapporti con i paesi di passaggio, cioè in particolare la Libia e il Niger, dicendo guardate che grazie agli accordi con questi paesi l'Italia è riuscita già a far diminuire dell'80% gli sbarchi sul proprio territorio nel corso del 2018. E questa è la positiva, giusta, totale continuità col governo che c'era prima. Non è la rottura, non è il cambiamento, è la continuità. Poi bisogna anche riuscirci ed è giusto puntarci. Secondo, fare i centri di accoglienza, i centri in qualche modo di smistamento, il più possibile nei paesi di transito. Sì, questo è molto giusto, è molto bello. Quando non si può farlo, quando non ci si riesce, farlo in Libia sarà complicato. Bisogna non arrendersi, ma farli da un'altra parte, come proponiamo da qualche tempo, spero non del tutto inutilmente. Rafforzare le frontiere esterne, quindi anche collaborando per esempio con la Guardia Costiera Libica, dove l'Italia sta facendo un ottimo lavoro, molto bene. Quarto punto, superare Dublino perché non risponde più ai tempi, non significa niente, bisogna andare alla sostanza. Quinto punto, chi sbarca in Italia sbarca in Europa. Questo è il punto fondamentale ed è giustissimo, ha perfettamente ragione il governo italiano a porre questa questione, peraltro condivisa da altri governi europei. Certo, questo comporta A, più Europa, non meno Europa, più Europa, perché se sbarchi in Italia vuol dire sbarcare in Europa, significa più Europa, non meno. E secondo, forse un rapporto un po' meno, diciamo così, nervoso con gli altri paesi europei, perché se no, diciamo, questo punto crolla da sé solo. Responsabilità collettiva sui naufraghi è sostanzialmente la stessa cosa. Davide, aspetta un attimo perché vogliamo completare il decalogo, diciamo così, subito dopo le notizie sulla viabilità. Stai con noi. Grazie, grazie. Sono 17 minuti dopo le 7 del mattino. Torniamo da Davide Giacalone a riproporre questo decalogo. Eravamo rimasti al quinto punto, forse il più importante, ovvero che i migranti che arrivano in Italia in realtà sbarcano in Europa ed è una responsabilità dell'intera Europa. Continua, Davide. Sì, ti chiedo scusa, ma qualche volta la concretezza dei punti è più importante di tante polemiche. Il sesto, per l'appunto, la responsabilità collettiva, che è, diciamo, riassorbito nel quinto, ma è giusto ribadirlo. Settimo, l'Unione Europea deve battersi contro la tratta degli esseri umani, più che giusto, ma anche forse pleonastico. Ottavo, non tutti devono arrivare in Italia e in Spagna. Sì, giusto, super giusto, però il tema vero è ovunque arrivino, arrivano nell'Unione Europea, quindi far fronte insieme ovunque sbarchino. Nove,
diciamo, i movimenti interni, i cosiddetti movimenti secondari, possono essere regolati anche da rapporti bilaterali. Questa temo che potrebbe essere un'autotrappola, perché poi in realtà non lo fa nessuno l'accordo bilaterale per prendersi gente non ancora regolarmente presente in Unione Europea. Decimo e ultimo punto: punire con delle sanzioni chi non accoglie la ripartizione dei profughi. Giustissimo, però anche in totale contrasto con alcuni alleati che si è scelto il governo italiano, perché i paesi di Visegrad dicono di non volere accogliere nessuno. Ora, mettere assieme i principi e gli schieramenti e le alleanze è il vero compito del governo. Quelli che vi ho letto, diciamo nel modo in cui vi ho letto, sono principi sani. Davide, prima di andare a un commento sulle amministrative, che hanno oggettivamente registrato risultati persino storici sotto alcuni punti di vista, solo con una risposta flash rispetto, come dire, alla settimana da cui arrivavamo, comunque la domenica ci sembra preferibile, ecco, senza nessun tono trionfalistico, però onestamente ieri si è visto un volto diverso e anche più, ci dà un filo, almeno un filo di speranza dopo i giorni che abbiamo dovuto vivere. Perché se ancori la propaganda a qualche cosa di concreto, ne viene sempre fuori comunque un prodotto migliore. Quando la propaganda perde il rapporto con la concretezza, diventa un gargarismo. Allora Davide, andiamo ai risultati elettorali, perché lo abbiamo detto più volte nel corso della prima ora insieme a Giusy Legrenzi, il centrodestra a valanga, la Toscana non è più rossa, titola per esempio Il Giornale, che tra l'altro ospita un sondaggio curioso che riguarda Renzi. Il suo partito sarebbe al 4%, in realtà è un pezzo della Cesaretti che sostiene che, insomma, c'è un sondaggio che gela l'ex segretario del PD, il nuovo partito vale appunto il 4%, l'ex premier voleva mollare il PD per imitare Macron, ma da referendum si porta addosso il marchio del perdente. Allora, una tua prima riflessione. Allora, guarda, naturalmente sono amministrative, le amministrative vanno prese per quello che sono, capoluogo per capoluogo. I 20 capoluoghi italiani, il PD perde 12 dei propri sindaci, il centrodestra ne perde 3 e il Movimento 5 Stelle ne perde 1, quindi va anche visto così, ma non c'è dubbio che nell'insieme due dati emergono chiaramente: uno, che la gente non va a votare. Gli italiani non si sentono molto coinvolti in questa faccenda. Ho l'impressione che funziona al contrario il ballottaggio. Il ballottaggio dovrebbe significare: vabbè, il tuo non c'è, ma fra questi due chi scegli? Ma molti elettori dicono: vabbè, il mio non c'è, non vado a votare, e quindi gli altri si dividono i voti. E il secondo aspetto, naturalmente, il PD perde a rotta di collo e il centrodestra cresce molto, ma ha trazione leghista, è inutile che, diciamo, nascondere questo. C'è una lettera del segretario, del reggente del Partito Democratico al Corriere della Sera, Martina, che dice: vabbè, a questo punto facciamo un fronte comune in qualche modo contro il populismo, la dico in maniera molto sintetica. Io temo, non sono affari miei, insomma, ma diciamo, temo che non sia quello che devono fare. Devono cercarsi qualcosa da dire che non sia l'imitazione intiepidita e annacquata di quello che dicono gli altri, perché se no, effettivamente, se uno non vede più la differenza, loro i voti possono solo che perderli. Allora Davide, nel frattempo ho proprio twittato poco fa Matteo Salvini: missione Libia si parte, il tweet con cui il ministro dell'interno ha annunciato il suo viaggio nel paese del Nord d'Africa, giusto per collegarci al tuo primo commento. Ad accompagnare il post ci sono anche le foto appunto del leader della Lega mentre arriva in aeroporto e poi a bordo di un aereo militare, notizia battuta alle 7:08 proprio dall'ANSA. Tra poco torniamo da Davide anche con altre elezioni, no Fulvio, quelle in Turchia. È vero, i risultati importanti, molto importanti, sapete, da anni ormai c'è una lente di ingrandimento puntata su Ankara o Istanbul, fate un pochino naturalmente come preferite. Tra pochissimo ancora qui in Rassegna Stampa, in Non Stop News. Continuiamo a leggere insieme e commentare le prime e non solo le prime pagine dei quotidiani con Davide Giacalone su RTL 102.5. Andiamo un attimo alla Gazzetta dello Sport. Apertura non sui mondiali, ieri uragano Inghilterra e grande Colombia, ma sul Milan che attende sempre la famigerata sentenza UEFA, ma soprattutto novità sulla proprietà, e questo è cruciale. Titolo: Mister Milan vuole tutto, commisso stringe e punta la maggioranza del club. Parliamo di un imprenditore italo-americano molto noto negli Stati Uniti che potrebbe essere finalmente una svolta decisiva per la storia del club. Tornando a Davide, invece, lo accennavamo, la Turchia, Erdogan vince ancora, una prova buona ma comunque non sufficiente dell'opposizione. Vince Erdogan con il 52,5% dei voti, vince perché ha consenso. Una cosa è Istanbul, che è una capitale europea, una cosa è il resto della Turchia. La Turchia è una di quelle
disperate democrazie, pretese democrazie che si trasformano gradualmente in autocrazie, vale per la Turchia, vale anche per la Russia, tutto sommato vale per l'Ungheria. Però occhio, è anche il paese in cui la campagna elettorale è stata viva, le piazze si sono riempite, l'opposizione ha consenso popolare importante, i curdi sono presenti con un loro partito in Parlamento, è uno di quei paesi che dimostrano che se esiste l'opinione pubblica mondiale, se esiste la globalizzazione della libertà, anche questi paesi rimangono ancorati a sistemi civili di governo. Certo, all'interno le forze reazionarie le raccontano come influenza delle lobby internazionali sulla Turchia. L'aspirazione della libertà, prego rileggere alcune pagine del nostro Risorgimento, è un'aspirazione universale e quindi è bene mantenere l'attenzione sulla Turchia e sulle sue piazze libere. Bene Davide, grazie per essere stato con noi anche questa mattina, l'appuntamento con te a domani, buona giornata e buon lavoro. A domani, buona radio a tutti. Ed eccoci alle 7:26 minuti da tornare naturalmente alla musica, molti temi oggi però sulle prime pagine, quindi man mano in mattinata andremo ad approfondirli anche con altri ospiti, ma torna un artista che ritroveremo anche il 3 settembre sul palco dell'Arena di Verona, anche qualche parco anche, sì, ovviamente sì, nei live estivi <Ci sta. ride> e Bianca Azzei, correte a comprare il biglietto per il 3 Power Hits, la finalissima dell'Arena di Verona. Grazie ad Adele Procasca, naturalmente Fabiana Viola che ci accompagna con le indicazioni delle stelle ogni mattina a quest'ora. Buongiorno a tutti, due città al lavoro, Roma e Milano per voi, come sempre sino alle 9 del mattino, Giusy Legrenzi, Fulvio Giuliani, Pierluigi Diaco che si trova nella capitale. Allora cominciamo a parlare di sport, lo faremo abbastanza questa mattina come da tradizione il lunedì perché ci sono i mondiali e ci mancherebbe, arriverà Massimo Caputi, ma ieri si è corso anche in Formula 1, una gara segnata praticamente dopo 400 metri per quanto riguarda la Ferrari. Ne parliamo con, oltre che uno straordinario esperto, mi piace sempre sottolinearlo, una persona di rara intelligenza, arguzia e soprattutto simpatia. Leo Turrini, tra le altre cose, voce di Sky. Buongiorno caro Leo. Buongiorno, buongiorno, troppi complimenti, ma li accetto, dai. Li merita tutti Turrini, li merita tutti. Allora, Hamilton in gita di piacere ieri, questo è il titolo che ne fa per esempio stamane il Corriere della Sera, Vettel rimonta dopo la gaffe. Partiamo da qui, l'inglese domina e va a più 14, il ferrarista quinto dopo l'incidente con Bottas. Beh, allora diciamo che il re nero ha guidato col gomito di fuori, nel senso che Vettel purtroppo è incappato in questo autogol. Forse si era eccitato la sera prima vedendo la punizione di Toni Kroos contro la Svezia, hai capito? Perché non è da sé, insomma, fare brutto, l'ho anche ammesso dopo. Purtroppo ha buttato via la gara andando addosso a Bottas e sì, diciamo che poteva anche finire peggio per come era cominciato. Il quinto posto, insomma, è un contentino, diciamo. Però sicuramente non è stata una domenica felice, né per lui né per la Ferrari. Beh, allora parliamo un po' di questa Ferrari, adesso come la vediamo, diciamo il giorno dopo? Ma la vediamo che la macchina comunque è buona, io sono curioso di capire cosa avrebbe potuto fare Seb se fosse uscito da quella dannata prima curva. Ci togliamo il pensiero e il dubbio subito perché si torna a correre già fra pochissimi giorni in Austria. Comunque Raikkonen, il buon vecchio zio finlandese, è salito sul podio e tra l'altro bisogna dire di questo candidato al pensionamento che se un giorno Raikkonen camminasse sulle acque subito i suoi detrattori lo accuserebbero di non saper nuotare, no? Perché anche ieri ha fatto una gara molto bella, ma tutti continuano a dire ah, è bollito, è troppo vecchio, bisogna cambiarlo. E questo succederà poi perché la Ferrari ha questo giovane talento, Leclerc, che è andato a punti anche ieri con l'Alfa Romeo Sauber, insomma è un ragazzo molto molto in gamba. È vero, per intenderci, premesso che io sono d'accordo con Leo, con Kimi si è sempre un po' troppo severi, al di là di passaggio vuoto che nessuno nega, nella foto profilo di WhatsApp di Leo Turrini vede il medesimo al fianco di Kimi Raikkonen. Il bello è che tra i due il più giovane sembra decisamente Leo e quindi questo dà la dimensione dello sport.
Devo dire che questa tua rivelazione chiaramente mina la mia credibilità, perché a questo punto tutti gli ascoltatori della meravigliosa RTL saranno giustificati nel pensare: ma qui c'è un interesse personale. Ma figura. E invece no, è solo una considerazione. Io sinceramente ripeto, sono d'accordo sul fatto che la Ferrari abbia in questo Leclerc una grande opportunità, però penso che in questo momento, cioè nel presente, ci sia bisogno proprio per realizzare il sogno mondiale che ci portiamo dietro ormai da 11 anni, ci sia bisogno del miglior Raikkonen che può e deve ancora dare tanto alla scuderia, e abbiamo visto ieri che lo può fare, perché ripeto, ha fatto una gara molto bella in circostanze difficili, perché anche lui dopo la prima curva, per tutto il casino innescato dal suo compagno, aveva perso parecchie posizioni, era indietro. Insomma, adesso vediamo, è una lunga estate rossa, speriamo che insomma alla fine ci sia l'urlo di gioia, eccetera eccetera eccetera. Il resto lo sapete meglio di me, amici di RTL. Italia Germania, i mondiali di calcio non c'è più, quindi se ve la volete godere c'è solo sull'asfalto, Ferrari contro Mercedes, e si corre praticamente tutte le domeniche, e consoliamoci così per l'assenza degli azzurri. Ecco Turrini, ma nel vantaggio riguadagnato da Hamilton c'è una lezione secondo te in partita Vettel che va ben oltre, diciamo, i 14 punti di margine in classifica? Beh, allora sai, ogni tanto qualcuno salta fuori a dire: ma però Vettel in certe situazioni è un po' troppo latino, no? Un po' troppo emotivo, si lascia un po' prendere la mano, ma allora io credo che questo sia un campionato talmente equilibrato, talmente tirato, che naturalmente è necessario fare anche di necessità virtù. Cioè abbiamo visto proprio Hamilton, no? In Canada due settimane fa, dove ha vinto Seb, è arrivato quarto, ha capito che non ne aveva per lottare per la vittoria, e si è messo lì e, diciamo così, ha portato a casa quello che passava il convento. Ecco, forse Vettel ieri ha avuto, come dire, un eccesso di entusiasmo, mettiamola così. Però sai, io mi ricordo sempre Totò, no? Siamo uomini o caporali, cioè vogliamo dei piloti o dei caporali, poi bisogna fare i piloti, quindi un pilota ci deve anche provare e si deve anche talvolta assumere il rischio della brutta figura, perché sennò se sono solo dei robottini telecomandati perfettini eccetera, insomma, che noia, che noia, si perde un po' di poi, colore. Bravo, permettetemi, non è un tedesco, è un turco napoletano. Ecco, sto con lui. Appunto, ragazzi, il divino Schumi a volte era assolutamente latino, cioè molto. Quando gli partivano i 5 secondi caro, no, non scherziamo. Ma io ho visto Michael in certe situazioni, in certe circostanze, veramente sono da stare quasi fuori di matto. Ricordo una volta, 20 anni fa, eravamo in Belgio, stava dominando, tamponò nel diluvio Coulthard che gli aveva frenato di brutto davanti per ostacolarlo, e insomma Schumacher lo rincorse ai box, che se non arriva Stefano Domenicali a tenerlo fermo, meno, addosso e lo gonfia di botte, capito? Senti, Leo, io ho una curiosità, perché hai fatto già più volte riferimento a questi mondiali. Allora, chi stai tifando, Leo? Ma guarda, allora, come si dice, questi casi uno si mette lì e semplicemente apprezza il bel gioco, tifa per chi gioca meglio. Boh, insomma, guarda, a livello emotivo io sono un grande sostenitore del Giappone, perché il Giappone, insomma, c'è tutta una storia dietro, è un grande paese che non ha una tradizione calcistica, però ha una passione per il pallone che rotola, poi li vedi in questa loro educazione tradizionale che si tirano dietro. Poi, visto che parlavamo di Formula 1, c'è un calciatore che si chiama Honda, che ha fatto gol anche ieri, no? E poi io sono interista e c'è Nagatomo, e io faccio il tifo per i giapponesi. Sarebbe bellissimo che tra un sakè, un riferimento alla cultura zen, salissero sul tetto del mondo proprio loro, mentre noi italiani guardiamo questa soap opera chiamata Casa 21, è vero,
che va in onda tutti i giorni con il nostro grandissimo dispiacere mentre gli altri giocano, ecco, vabbè, dovevamo vedere anche questo, ragazzi. Numero uno. Sì, sì, numero uno. Comunque, quando dietro a un racconto di un appassionato e soprattutto un talento del giornalismo sportivo c'è la cultura, i riferimenti, Fulvio, diventano solamente, diciamo, un modo per rendere l'eloquio ancora più ricco. Veramente Turrini è un numero uno. Ma guardate, io mi permetto di salutare così Leo, però devi essere tu a recitare, dato che scrive spesso anche di calcio. Una volta, in occasione di una partita del Parma, Leo Turrini, me lo dici come recitava l'attacco del tuo pezzo? Segnò in una partita del Parma con il Real Madrid. Vai, prego. No, vabbè, ma qui insomma, è preistoria. Comunque, beh, visto che ci tieni. Sì, ci tengo. Allora, all'epoca il Real Madrid veniva a Parma, il Parma in quel tempo era ancora in Serie B, perché era sponsorizzato il Real dalla mitica Parmalat, quindi insomma per contratto era la squadra di Butragueño, Mitchell, giocavano sempre una partita d'estate a Parma. E il Parma, che era allenato da Zeman, stupendo personaggio meraviglioso, che era già all'epoca insomma considerato un innovatore, nel Parma giocava l'ala destra un certo Turrini, mio omonimo, no? Allora io vengo mandato dal mio giornale, il Resto del Carlino, a seguire questa partita, e questo Turrini, non perché fossi presente io ma per puro caso, fa una partita sensazionale, praticamente distrugge la difesa del Real Madrid, come si diceva a quel tempo, calcio d'agosto, insomma, no? Fatto sta che il Parma batte il Real Madrid 2-1, cosa pazzesca. L'allenatore del Real Madrid si chiamava Leo Benacker, era un olandese, un santone, un guru del calcio. Insomma, io non mi sono trattenuto e, cominciando il servizio a notte inoltrata, allora i giornali chiedevano molto più tardi, il testo cominciava così, dall'inviato Leo Turrini, Parma, lo dice anche Leo, parentesi, Benacker, chiuso parentesi, punto, Turrini il migliore, punto. Beh, questo, meraviglioso. Ti sei fatto un regalo, dai, ti sei fatto un regalo. Ma come ha pronunciato Benacker? Sembrava, lo ricordate Luigi di Cars? Sembrava un tortellino. Sì, sembrava lui. Vabbè. Turrini, ciao. Sei un numero uno, grazie. Grazie ragazzi, buona settimana. Ciao Leo. Questi gli ultimi aggiornamenti dall'Italia dall'estero, 48 minuti dopo le 7 del mattino, buona giornata dalle Grenzi, Giuliani e Diaco. Allora, ieri il vertice di Bruxelles sui migranti tra Italia, Germania, Spagna e Francia, che si è chiuso senza un'intesa, si è registrata un'apertura da parte della cancelliera tedesca Merkel, mentre il presidente francese Macron ha puntato il dito contro chi gioca con la paura, chiaro riferimento ovviamente al nostro paese, anche se non si è nascosta la soddisfazione del nostro premier Giuseppe Conte. Noi approfondiamo il tutto con Andrea Margelletti, presidente del CESI, il Centro Studi Internazionali. Margelletti, buona giornata e benvenuto. Buona giornata a voi, buon inizio di settimana e un saluto ai vostri ascoltatori. Grazie, naturalmente. Entriamo subito nel vivo. Allora Andrea, stiamo parlando di solo parole o c'è la base per cominciare a ragionare sui fatti? Ma io spero che ci sia la base. Perché onestamente bisogna dire che al di là di tutto quello che si è detto in questa settimana da una parte e dall'altra, la migrazione, che è un fenomeno enorme ed immenso, non può essere considerato soltanto un problema dei paesi del sud del Mediterraneo o dell'Italia. È un paese che è un problema, è una criticità che riguarda tutto il vecchio continente, e non ci si può nascondere dietro il fatto che 10 anni fa, 5 anni fa, 20 anni fa si sono siglati degli accordi che devono essere naturalmente rispettati, ma questi accordi naturalmente non riescono più a tenere l'ondata e la marea del tempo che è cambiato, e non possiamo continuare a pensare all'Europa e ai problemi dell'Europa quando il mondo intorno a noi è completamente diverso. Sarebbe come parlare di Unione Sovietica quando questa Unione Sovietica e il Patto di Varsavia non esistono più. Andrea Margelletti, allora, siamo troppo ottimisti se dovessimo dirti, come ti diciamo, come ti dico io, adesso senza nessun inutile
e facile ottimismo, ma la domenica, chiacchieravamo di questo anche con Davide Giacalone, è stata decisamente migliore della settimana, nel senso, quando ci si parla, quando, come dire, almeno per un po' si silenziano tweet, offese, vale per tutti, tutti, nessuno escluso, poi tendenzialmente almeno ci si muove verso un obiettivo comune. Ripeto, nessun trionfalismo, ma la domenica poteva andare molto peggio. Poteva andare molto peggio, ma se la gente spegnesse ogni tanto un po' i social e accendesse le sinapsi, che invece a quanto pare per moltissimi sono in vacanza già a gabicemare, probabilmente avremmo una qualità di classi dirigenti, non solo italiane, decisamente migliori. Il problema è che si insegue disperatamente il consenso e non la risoluzione dei problemi. Allora il problema, la tematica è: vogliamo delle classi dirigenti che siano amate e applaudite, o vogliamo classi dirigenti che siano efficaci? Sta tutto qui. Qual è il ruolo della classe dirigente? Quella di risolvere i problemi, di darci un futuro, o è quella di riempire le piazze e aumentare a dismisura il proprio ego? E lo ripeto, non parlo per l'Italia, è un problema generalizzato. Però onestamente le piazze le riempi perché trasformi tutto in pane e circo. E questo dimostra che di fatto la famosa immensa, straordinario popolo sovrano, che a quanto pare sia finalmente arrivato a schiacciare il pulsante delle decisioni, alla stessa maturità di quella che c'era ai tempi dei romani, e le classi dirigenti continuano a trattare il famoso popolo sovrano con lo stesso, come posso dire, sottile presa per i cosiddetti, come facevano ai tempi dei romani. Missione Libia, si parte. Questo è il tweet con cui pochi minuti fa il ministro dell'interno Salvini ha annunciato il suo viaggio nel paese del Nord Africa. Che significato ha, Margelletti, questo viaggio, e quando si parla di missione cosa si intende? Qual è l'obiettivo? La Libia è il nostro paese di riferimento strategico. Bene fa il presidente, vicepresidente del Consiglio, il ministro dell'interno Salvini, ad andare a rendersi conto di persona di qual è la situazione in quel tragico paese, cercare di fare come hanno fatto i suoi predecessori, a stringere accordi in realtà con il governo centrale e con tutti i soggetti presenti sul terreno, per cercare di trovare una soluzione a questo che non è più un flusso ma è un'ondata in piena da molto molto tempo. Trovo il fatto di dover andare, di voler andare in Libia, un atto dovuto per confrontarsi con la realtà delle cose. Ancora una domanda, questa volta andiamo in Turchia, naturalmente con le elezioni, rivince Erdogan. In un minuto e mezzo, Andrea, possiamo fare il quadro anche su questo paese che tu conosci bene? È un paese che sta sempre più assumendo una conformazione molto diversa dalla Turchia che conosciamo noi. Ma d'altronde va detto una cosa: io sono tornato da poche ore dalla Cina, una nazione di quasi 1,5 miliardi di persone, con un livello di benessere, perlomeno in molte parti del paese, estremamente elevato, e con un indice di gradimento del governo fortissimo. Ma non è una democrazia. Allora, evidentemente, forse ci dobbiamo rendere conto che per moltissime persone la democrazia è un valore meno rilevante dell'uomo solo al comando, che prende le decisioni per tutti e che deresponsabilizza anche tutti. E questo non avviene soltanto in Turchia, avviene naturalmente anche in Cina, avviene anche in Russia, paesi spesso, sovente plauditi dalle masse: ah, lì finalmente c'è un uomo che prende una decisione. Vorrei ricordare che questa trasmissione, che voi conducete da tanti anni con enorme successo, e non lo dico soltanto perché avete ogni tanto la grazia e la gioia di chiamarmi, ma è un dato di fatto, in questi paesi non la potreste condurre, e i vostri ascoltatori, che con tanta affezione vi seguono da anni, non ci sarebbero. Tutto qui.
O meglio, non potrebbero dire tutto ciò che dicono regolarmente in assoluta libertà, grazie al cielo. Andrea Margelletti. A meno di non voler, come posso dire, incontrare prematuramente gli antenati. Appunto. Andrea, grazie. Grazie Andrea, presto, grazie buon lavoro. A voi ragazzi, un abbraccio forte. Subitissimo la parola al Don Antonio, ciao, buongiorno. Sì, ciao Peppa, ciao. Stamattina sono una persona seria. Vai. Ho visto che parlate di democrazia e io in qualche maniera faccio una riflessione che c'entra. Sia la gioia che le lacrime sgorgano dallo stesso pozzo. Sia la gioia che le lacrime sgorgano dallo stesso pozzo. Hai capito bene, Ciccio? Sì, è il pozzo della vita. Dallo stesso pozzo. Forte e chiaro. Speriamo che il pozzo abbia l'acqua sana, se no siamo rovinati. Esatto. Ciao, Don. Però sta anche a noi pescar bene nei pozzi, o almeno sceglierci i pozzi in coscienza. Grazie, veramente. Un abbraccio a Don Antonio Mazzi, come sempre. C'è Raff. Meraviglioso la sua Un grande salto, 1996. Sono le 8:22 minuti, buongiorno a tutti da RTL 102.5, buona settimana da Giusy Legrenzi, Pierluigi Diaco e Fulvio Giuliani, lo avete sentito anche poco fa nel giornale Orario Flash, ma stiamo parlando ovviamente della scorsa notte, le clamorose affermazioni, o scegliete voi, clamorose sconfitte del Partito Democratico, soprattutto nelle roccaforti toscane ed emiliane. Siena, tra queste, è certamente la più clamorosa delle storie, per il valore della città, dal punto di vista storico, per la sinistra in questo paese, per tutto quello che è accaduto ovviamente con la vicenda Monte dei Paschi. Abbiamo con noi, lo stiamo raggiungendo, no, chiedo conferma. Ce l'abbiamo, perfetto, grazie a Ricky Aristarco in regia, il neo sindaco, questione di ore, oseremmo dire minuti, Luigi De Mossi, che ha compiuto un'impresa che soltanto pochi mesi fa sarebbe stata considerata impossibile. Sindaco, complimenti naturalmente, comunque la si pensi, e benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno De Mossi, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lista Civica Voltiamo Pagina, tutto questo le ha fatto raggiungere, e anche ovviamente la sua personalità e la sua campagna elettorale, il 50,80%. Che significato ha per la città di Siena, ma soprattutto quanto la sua elezione cambierà radicalmente la gestione di questa città e anche ovviamente il clima culturale che questa città ha respirato per tantissimi anni? Guardi, il significato per la città è un significato storico, non per la mia persona, ma per il fatto che erano 74 anni che non c'era possibilità di alternanza in questa città, nonostante i disastri della fondazione del Monte dei Paschi, delle partecipate, lo stesso comune, l'università. Quindi credo che il dato sia che a Siena la popolazione ha deciso in maniera assolutamente chiara di voler modificare quello che era un andamento consuetudinario che da troppo tempo era in questa città. Per quanto riguarda il cambiamento culturale, sarà un cambiamento culturale legato al fatto che la classe dirigente che c'è stata fino ad ora era una classe dirigente autoreferenziale, che avevano interpretato il ruolo amministrativo come quasi un lavoro a tempo indeterminato. Noi non saremo così, sarà un'amministrazione assolutamente pacata, però allo stesso tempo sarà un'amministrazione consapevole che questo ruolo è un ruolo che si va a assumere per un periodo di tempo e poi si torna ai propri lavori. Sindaco De Mossi, con che cosa secondo lei avete vinto questo ballottaggio? Qual è stato il messaggio più forte? Guardi, abbiamo vinto con una coesione estrema di tutto il gruppo che mi ha sostenuto, quindi partiti, anche la Lista Civica. Devo dire che tutti i rappresentanti, da Stefano Mugnai a Tommaso Villa per Forza Italia, Giovanni Donzelli, Francesco Michelotti per Fratelli d'Italia, e per quanto riguarda la Lega Marco Landi, Manuel Vescovi, Riccardo Galligani, hanno tutti fatto un lavoro straordinario, non ci sono state invidie e antipatie, e questo ha contribuito, quindi il gruppo vale più del singolo, questo sicuramente. Il secondo aspetto è l'errore madornale che è stato fatto, questo patto all'interno del centro-sinistra fra Valentini e il commissario politico di fatto mandato da Roma per commissariare Siena, dopo che questa stessa persona aveva fatto una campagna asseritamente
di opposizione. Questo secondo me ha fatto veramente traboccare il vaso, per così dire, della pazienza dei senesi. Sindaco di Siena De Mossi, una veloce doppia domanda prima di salutarci. Che cosa risponde a chi dirà, già sta dicendo, è inevitabile, lei ci capirà, è il trionfo di Salvini anche a Siena, e poi lo ha accennato, la fondazione, il Monte dei Paschi. Monte dei Paschi e Siena sono inscindibili. Allora, lei che cosa farà? Come metterà le mani per quelle che sono naturalmente le sue responsabilità? Guardi, per quanto riguarda i trionfi, io ripeto, sono collettivi. Certo, la presidenza di Salvini ha certamente aiutato, soprattutto in questo periodo, e questo lo ringrazio, ma ringrazio anche tutti gli altri personaggi di livello nazionale, di Forza Italia e di Fratelli d'Italia, che sono venuti. Sicuramente questa è una città molto pacata, molto tranquilla, quindi noi attueremo le politiche che sono adatte a questa città. Per quanto riguarda il Monte dei Paschi, il Monte dei Paschi valeva oltre 5 miliardi, oggi vale circa 400 milioni. Gli utili della Fondazione Monte dei Paschi dovranno essere utilizzati in gran parte per ricapitalizzare la stessa, e la parte residuale verranno sviluppati grandi progetti per riportare questa città al centro dell'Europa, dove è sempre stata. Sindaco, in 10 secondi prima di salutarla, Siena è sempre stata rossa, ora di che colore è? Ora è ora di un colore civico e di centrodestra. E che colore è? Che colore è quindi? Un celeste verde leggero, questo così per dare così un'immagine iconografica ad una città che ha sempre conosciuto il colore rosso. Sindaco, in bocca al lupo! Crepi il lupo, grazie. E buon lavoro naturalmente, perché inizia oggi. A tutti i sindaci. Sì, a tutti quelli che sono stati eletti a questo ballottaggio. Si torna alla musica! Siamo pronti come sempre, lui piace, poi con le sonorità dell'estate ancora di più, Amy Skilla con Roller Coaster, anche qui sapore di Power Hits. Grazie ad Antonella Rocchi, 31 minuti dopo le 8 del mattino. Quante volte durante Non Stop News, ma nell'arco della giornata, sentite ripetere la formula che dà peso alle notizie, appena battuta dall'agenzia ANSA. È sempre un grande piacere avere con noi, lo stiamo per raggiungere, il direttore della più importante agenzia di stampa italiana, l'ANSA, appunto, Luigi Contu, che è appena arrivato con noi in Non Stop News. Direttore, ben ritrovato. Buongiorno a tutti, eccoci, buon lunedì. Buongiorno direttore. Allora, 25 giugno 2018, una data importante, forse perché possiamo dire che muore oggi, forse ufficialmente, quello che fu il Partito Democratico. Perde Siena, Pisa e Massa, e a dare l'addio a questo partito è Carlo Calenda, ex ministro ed esponente PD, che proprio in un tweet riportato poco fa dall'agenzia di stampa che lei dirige, l'ANSA, scrive: navigazione a vista sta portando il centrosinistra all'irrilevanza proprio quando l'Italia ne avrebbe più bisogno. Ripensare tutto, linguaggio, idee, persone, organizzazione, allargare e coinvolgere su un nuovo manifesto, andare oltre il PD subito. E poi lancia un hashtag che secondo Calenda sarebbe la nascita di questo nuovo fronte oltre il PD, ovvero Fronte Repubblicano. È la costruzione di qualcosa che va oltre questo esperimento durato poco più di 10 anni, direttore? Ma io non credo che esattamente sia così. Io credo che il PD sia in profondissima crisi, una crisi che viene da lontano, che viene, diciamo, dal declino iniziato nella seconda fase del renzismo, dal referendum in poi, che ha avuto momenti molto difficili, non compresi da Renzi, non compresi dal suo entourage, e subiti dai leader del Partito Democratico. Credo che il Partito Democratico possa avere ancora un ruolo importante, naturalmente, come dice Calenda, ripensando molte cose, a cominciare dai comportamenti, ma soprattutto dalle scelte politiche, che negli ultimi anni li hanno allontanati troppo dalla loro base. Secondo me questo è il vero punto: non gli hanno fatto capire le difficoltà delle persone, difficoltà spesso reali, a volte magari solo percepite, se pensiamo al discorso della sicurezza, ma comunque difficoltà della gente del PD, degli elettori del PD. Da lì deve ripartire ripensando tutto. Non so se deve andare oltre, se
non credo che debba cambiare nome, perché il cambio del nome secondo me è, come dire, è già successo in alcuni partiti, è già avvenuto e presupponeva degli errori storici gravi, l'abbandono di fondamenti, l'abbandono di storie. Io non credo che debba abbandonare una storia, un partito che si fonda su un ideale socialdemocratico e cattolico democratico, però deve ripensare fortemente. Certamente così sta andando verso l'irrilevanza, verso l'estinzione, non c'è dubbio, ed è fermo sì. da prima del referendum, io direi. Guardate, io metterei le lancette di questa storia a prima del referendum. Tutto l'anno prima è stato perso per la politica italiana, per il governo italiano. Qualcosa si è fatto dopo con il governo Gentiloni, ma sempre in una situazione di blocco, di non chiarezza, di un messaggio molto debole verso gli elettori. Quindi ha ragione Calenda nel dire che bisogna ripartire da zero. Non so se bisogna azzerare proprio il partito e cambiare di nome, questo lo vedranno loro, anche perché loro sono i dirigenti del partito e il partito si deve organizzare, insomma. Conto naturalmente a decretare questa deriva del PD, anche i ballottaggi, quindi i risultati di questa mattina col centrodestra che vola. La domanda è se è la vittoria della Lega tutto questo. Beh, certamente la Lega conferma di essere in grande, grandissima forma, in crescita, in questo periodo di governo è quella che si è avvantaggiata di più, mentre il 5 Stelle fa fatica a stare dietro all'iniziativa e ai messaggi di Salvini. Quindi certamente la Lega continua nella sua opa sul centrodestra, probabilmente la vincerà anche, e quindi avremo uno schieramento di centrodestra a guida Salvini. Questo mi pare abbastanza evidente. Non so se basta, come dire, al centro-sinistra al PD di organizzarsi in un fronte anti-Salvini. Noi l'abbiamo già visto con Berlusconi, creare un partito sui presupposti contro qualcuno non so se è sufficiente, perché poi non basta dire siamo repubblicani, siamo per l'apertura magari agli immigrati, siamo per certe cose. Bisogna anche proporre delle ricette, dare delle risposte a chi ha paura di non arrivare alla pensione, a chi ha paura di uscire di casa, a chi ha paura di non trovare un lavoro, di perderlo. Bisogna dare delle risposte, e queste fino adesso non sono arrivate, anzi sono arrivate in controsenso. Per completare la notizia data con il tweet di Calenda, strettissimo giro, Martina, segretario reggente, no a superare PD, sì ripensamento, ma questa insomma è proprio, ha detto bene il direttore Contu, è la giusta dialettica interna, che però insomma lascia abbastanza il tempo che trova per gli interessi più generali del paese. Invece, a proposito di questi ultimi, che domenica è stata a Bruxelles, la nostra posizione, come è stata accolta? E insomma, verso il vertice di fine mese, lì la partita si farà drammaticamente seria. Come legge le ultime ore? Beh, diciamo che noi abbiamo fatto una proposta che a mio avviso è sensata, nel senso che abbiamo posto alcuni temi che sono sotto l'evidenza di tutti, che in fondo avevamo già individuato, erano stati individuati anche dai governi precedenti, anche se portati avanti con metodi differenti. E cioè, non è possibile che soltanto l'Italia si debba far carico di questa situazione, non può essere lasciata sola. Dublino va rivisto, Dublino va superato, perché è stato legittimamente adottato dal governo Berlusconi in un contesto storico differente. Dopodiché dobbiamo sempre ricordarci che siamo di fronte a un problema di dimensioni gigantesche, in prospettiva molto molto preoccupanti, perché parliamo di miliardi di persone che vivono a centinaia di chilometri da noi e possono arrivare semplicemente, possono anche diventare una risorsa, possono essere un problema. Bisogna gestire, immaginare delle strategie di lungo periodo, purtroppo da un'Europa debole, divisa, molto spesso egoista, che però secondo me non può perdere di vista quelli che sono i suoi ideali fondativi, che sono gli ideali della tolleranza, che sono gli ideali, le ideologie e i pensieri che hanno fatto grande il mondo. Cioè, noi abbiamo inventato la civiltà tollerante, noi abbiamo inventato le leggi, il rispetto delle leggi, l'habeas corpus, la democrazia, e quindi noi non possiamo uscire da queste regole dicendo soltanto non li voglio, chiudo e chi se ne importa. Bisogna gestire, naturalmente con grande difficoltà, con grande lungimiranza. Io sinceramente non so, perché poi le mie possono essere delle belle parole
prive di significato, ma io non faccio il politico, non mi sono candidato alle elezioni e quindi non è mio compito offrire delle soluzioni a questo problema. Certamente penso che questa sia una fase che mi auguro possa essere superata, nel senso che fare degli strappi come ha fatto l'Italia in alcuni momenti può avere un senso, ma poi bisogna sedersi a tavolino e ragionare. Ieri è stato un primo passo, credo che l'Italia abbia fatto una proposta responsabile. Credo che i partner europei, tra le difficoltà, questo lo abbiano capito, ci sono delle difficoltà poi a trovare un compromesso, a trovare delle soluzioni, però io direi che il vertice di ieri non ha risolto, ma ha fatto vedere che c'è una consapevolezza maggiore e una buona volontà. Vedremo poi al vertice ufficiale se questo, grazie al lavoro magari che si farà nel frattempo, che faranno gli Sherpa, che faranno delle diplomazie, potrebbe portare a qualche risultato in più, più in avanti, che soprattutto ci eviti di trascorrere un'estate con questo incredibile, drammatico ping pong, prendili tu, prendilo io, non vado, non li salvo, che non fa onore a nessuno. Abbiamo posto un problema, l'abbiamo posto in maniera drammatica, speriamo che questo sia servito e che l'Europa se ne accorga e che ora si vada avanti. Ce lo auguriamo anche noi, grazie al direttore dell'ANSA Luigi Contu, buona giornata a lei e ai suoi collaboratori. Arrivederci, buona giornata a tutti. Questi gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dall'estero, 46 minuti dopo le 8 del mattino, ancora buona giornata dalle Grenzi, Giuliani e Diacolo. Lo diceva poco fa Fulvio, al mondiale la qualità va di corsa e questo è il titolo di apertura delle pagine sportive del Messaggero di questa mattina, pagine curate e dirette da Massimo Caputi. Si legge nell'occhiello: l'agonismo è il tratto distintivo della Coppa del Mondo in Russia, la tecnica sudamericana ora in seconda fila, spiccano le europee. Buongiorno Massimo, benvenuto. Buongiorno a tutti. Eh sì, dai, non ci stiamo annoiando, io credo, con questo mondiale. Tutti pensavamo che senza l'Italia sarebbe stato un mondiale visto, insomma, non con particolare attenzione, poco seguito, e invece i risultati mi sembra che siano esattamente al contrario, e questo vuol dire anche che il calcio è seguito a 360 gradi, insomma, c'è una conoscenza del calcio internazionale, dunque una passione che va al di là della nostra nazionale. Poi che c'entra? Ci dispiace enormemente che noi non siamo lì. Massimo, senti, appunto, quali sono gli elementi secondo te più significativi che portano gli italiani a seguire queste partite? Che ne so, i loro giocatori, i giocatori delle loro squadre in Italia che giocano nelle loro nazionali, cioè c'è qualcosa di forte che tiene davanti alle partite i nostri connazionali? Beh, io direi che innanzitutto ci sono dei calciatori che sono dei simboli, indipendentemente se giocano nella squadra del cuore o nel nostro campionato, soprattutto nella parte dei giovani, in una fascia di età molto ben definita, si segue con particolare attenzione probabilmente più il campionato inglese o i campionati internazionali che non quello nazionale. E quindi, diciamo, questo sicuramente è un motivo. Il mondiale poi comunque è una rassegna che mette in campo le squadre tra quelle più forti di sempre e quelle magari che ispirano curiosità, non so, adesso per esempio ieri, no, c'è stata una partita, quella tra Giappone e Senegal, che secondo me è stata una delle partite più divertenti e emozionanti di questa prima fase, e ci sono, è un mix di giocatori che non si conoscono, perché in alcuni casi, per esempio nel Giappone o nel Senegal, non è che tutti i calciatori siano conosciutissimi, però dall'altra poi, non so, ci sono i Mané, i Koulibaly, insomma, quindi è un mix, è un insieme di elementi. Sta di fatto che, come la vita e la società di oggi, anche il calcio è più che mai globalizzato, quindi non è che c'è un confine o uno steccato che non ci permette di tifare o di seguire quella squadra o quel calciatore. Ed è tutto, devo dire, molto molto divertente, come la partita che hai giustamente ricordato. Ti voglio chiedere del Milan, caro Massimo, perché insomma mai avremmo immaginato pochi anni fa di dover commentare qualcosa del genere, chiunque abbia un minimo insomma di amore anche per la storia del calcio. È pazzesco quello che è accaduto alla società rossonera. Solo una parentesi, ciò che sta mancando un po' in mondiale sono i portieri, perché devo dire... No, e poi guarda Fulvio, c'è un'altra cosa, i portieri, per esempio anche Szczęsny, no, che è uno dei portieri migliori, insomma non è che abbia fatto un gran mondiale. E c'è anche un'altra morale, diciamo, che è quella sì della corsa delle squadre, diciamo, che hanno tecnicamente dei buoni giocatori e che possono far bene. Comunque chi ha i giocatori che fanno gol sono quelle che hanno maggiori chance. Non è un caso che anche le partite che sono terminate 1-0, chi le ha risolte
Le ha risolte il calciatore che da sempre fa gol, Diego Costa, Cristiano Ronaldo, Keane e tutti gli altri. Quindi poi i grandi giocatori fanno sempre la differenza. Scusami, il puntero. No, figurati, sul Milan, guarda, dici tu Massimo, perché insomma speriamo onestamente che sia mister commisso, che sia un'altra famiglia americana, ma che si chiuda la pagina lì, credo che sia necessario. Assolutamente sì, ed è veramente incredibile quello che ha vissuto e sta vivendo il Milan, in attesa di un domani che auguriamoci sia roseo, perché insomma è una società gloriosa, e non solo per l'Italia ma per tutto il calcio internazionale. Insomma, il Milan è un simbolo, come lo possono essere il Real Madrid, il Barcellona, il Manchester United. Quindi dobbiamo augurarci che tutto vada in porto, ma soprattutto è incredibile pensare a questi giri, a questi personaggi che muovono capitali a livello internazionale, che magari vengono da paesi che si conoscono meno e di quale si conosce meno il loro passato, così come il loro presente. È vero che i grandi gruppi, le grandi multinazionali possono essere un bene, è altrettanto vero però che non si può affidare il Milan a personaggi così stravaganti e che non hanno la consistenza e forse neanche la volontà di fare bene nel calcio, e in questo caso nel Milan. Allora Caputi, parliamo anche della mia Roma, anche se insomma l'obiettivo nei prossimi giorni, a quanto ho capito, sarà quello di vendere, ma Di Francesco vuole andare in tournée negli States col gruppo definito, restano molte incognite però. Ma è chiaro che si rimane un po' così, diciamo, perplessi per il fatto che siano arrivati tanti giocatori, e questa, diciamo, è un po' come un'altra rivoluzione. Però dovevamo comunque aspettarci delle novità, in considerazione del fatto che questo è il primo mercato di Monchi, vero? Io non sono d'accordo con chi in questi giorni, per esempio, ha fatto il paragone: va via Nangolan, arriva Pastore. È andato via Nangolan e sono arrivati Pastore, Cioric e Cristante, cioè tre giocatori per sostituirne uno con caratteristiche diverse. Io credo che la Roma abbia una strategia ben precisa, che è una strategia che nasce da quello che è stato l'anno scorso e dall'accordo e dalla sintonia che c'è tra Di Francesco e Monchi. Quindi diciamo, non credo che il mercato della Roma sia finito, perché come hai detto te giustamente bisogna vendere, ma anche in virtù di alcune cessioni possono anche esserci delle entrate ancora importanti. È interessante comunque capire che questa Roma si affida ai giovani e ha voluto puntare su dei calciatori di corsa, qualità, e che possono garantire un presente e un futuro. Massimo Caputi, grazie naturalmente per questo ampio intervento di lunedì 25 giugno, un buon lavoro, a prestissimo naturalmente. Grazie a voi, buona settimana. Grazie Massimo.